fosse la mossa perfetta, e oggi me l'ha confermato. Ducati Monster S2R, perché è la più figa di tutte secondo me. Lei è la prima nuda, è una moto che si chiama nuda, come fa a non essere gnocca? È troppo gnocca. Ducati Monster fa parte del mio immaginario da sempre, in questo caso è proprio vero, un sogno, era il mio sogno erotico, non sapevo neanche cosa significasse, però la sognavo così, rossa, in queste forme. La presentarono nel 92 al Salone di Colonia, io avevo appena 2 anni. Questa è una Ducati Monster S2R 800, sulla carta la mia preferita, e vi devo dire, dopo averla guidata, confermo quello che pensavo. Perché? Perché esteticamente è la più bella di tutte, la S2R come anche la S4R, perché hanno questo cupolino, questo allestimento con questa banda bianca clamorosa, poi rossa, così è pazzesca, i cerchi marchesini bianchi da sbavo e soprattutto il monobraccio, madonna mia, ma quanto è bello il forcellone monobraccio, ecco, esteticamente è la più bella di tutte. Perché tecnicamente la preferisco? Perché secondo me la S2R è in linea con la Monster originaria, ha soltanto 4 cavalli in più rispetto all'originale, questa ha 77 cavalli e pesa 173 kg, ma ha l'iniezione e quindi eroga molto meglio la potenza, è molto gestibile e non si sente il bisogno di avere un motore più grosso. È vero, l'S2R c'era anche nella versione 1000, il vero pompone, no? Il Twin Spark in un certo senso, ma questa moto secondo me soddisfa pieno il concetto originario della Ducati Monster. Miguel Galluzzi ebbe un'idea stratosferica, ammansavano dei pezzi di magazzino, è vero, prendiamo un faro di qua, un faro di là, posteriore cagiva, ma l'anteriore di qualche vecchia Ducati, sganci rapidi degli scarponi da sci e creiamo appunto un mostro, una cozzaglia di pezzi che ha funzionato da paura, ha funzionato da paura. Moto quasi completamente originale, giusto i fondelli in carbonio MIV che rispettano i finali originali come linea ed è giusto così, specchietti, frecce perdonabili ed una bellissima cover del telaio, del telaietto posteriore, che non è tagliato, giusto così. Poi questo rosso sarebbe un sacrilegio, troppo bella così. Una moto che ha trasformato il concetto appunto di nuda, perché prima erano tutte nude le moto fondamentalmente, ma prima di lei erano appunto delle moto spoglie, invece lei le ha trasformate, ha creato una categoria, le moto sportive senza carene, che portavano le sovrastrutture, guardate che belle, meccanica, ad essere un valore aggiunto, una bellezza, un qualcosa da osservare e di cui godere. Troppo bella la mostra. Amici di Officina del Pilota, benvenuti a bordo finalmente ancora una volta di una Ducati Monster, la Monster o il mostro di Borgo Panigale, decidete voi se chiamarla al maschile o al femminile. Io la chiamo al femminile perché una moto è sempre una donna, le si dà del lei, soprattutto quando è un bicilindrico di Borgo Panigale, e perché è sexy. Mamma, come spinge e come frena! Brembo, San Brembo! Mamma mia, si sente che su questa S2R c'è la frizione antisaltellamento. Certo, non c'è lo scampanellio tipico e famosissimo della famosissima frizione a secco della Ducati, che è bello altrettanto e si riconosce tanto, ma devo dire che questa moto è decisamente comoda così. Bella, come suoni bene, come Skoda, che moto.
L'asfalto è un po' liscio perché le gomme invece sono nuove, ma si muove con eleganza, controllabile, ma si muove. Del resto è bicilindrica come tratti. C'è trattorino dai 3000, spinge già tantissimo, fino agli 8,5 non c'è bisogno di andare oltre. Ciclistica granitica, grandissimo il telaio, il traliccio, telaio e traliccio di tubi, perfetto per queste strade strette e tortuose. Questa è la caratteristica della Ducati Monster. Questa quel telaio derivato dalla 851, 888, l'originale aveva il motore 900, il vecchio frontone della 900 SS. Tutti i rumori, tutti i tremoli, le vibrazioni classiche di Ducati. Qui invece abbiamo risolto tante piccole problematiche. C'erano sicuramente delle caratteristiche, sentiamo! Wow! Bella, mi piace molto! Non c'è bisogno neanche di cambiare troppe marce, perché lei ha la giusta schiena. Mamma mia come scoppia, che bella che sei! San Brembo per Ducati, ovviamente come giusto che sia, impianto frenante completamente Brembo, tubi in treccia e frena e come doppio disco all'anteriore di 245 mm se non erro. Sentite come trotta, come ti porta fuori dalle curve. Eccola! Come spinge il bicilindrico di Borgo Panigale, bicilindrico 800. Da tradizione Ducati. Suono incredibile ragazzi, fa tremare le pareti. Potrebbe essere molto più cattiva, io sono tanto affezionato al suono della Ducati Monster, il bicilindrico che appunto fa tremare la terra. Questa è abbastanza educata, c'è solo un finale di scarico, un doppio finale di scarico, un MIV che rispetta la forma dell'originale, fondello in carbonio. Serbatoio disegnato da Pierre Blanche, e poi in effetti il serbatoio serviva perché è una moto che ha soltanto l'essenziale, togliamo tutto, tutto quello che non serve, le carene, via, il minimo indispensabile, e ovviamente il serbatoio serviva perché è una parte sia estetica ma anche meccanica, ovviamente, e quindi questa parte è stata curata da Pierre Blanche, uno dei primissimi disegni per Ducati. Un designer che poi ha fatto la storia, appunto, di Ducati. Tutta la vallata, che spettacolo, il lago in lontananza. Una grandissima strada per fare cronoscalata, famosissima, la cronoscalata di Cortona. Ora ce la stiamo facendo in discesa per salutarvi, abbiamo concluso la giornata. Una giornata abbastanza intensa da stamattina al trotto, da stamattina sulla Ducati Monster. Abbiamo schiantato un drone FPV, l'abbiamo ritrovato 45 minuti dopo. È nuovo. E lui sta esultando da mezz'ora. Intanto vi faccio salutare lei. Ciao piccola. Che moto, che moto.